Mister Castaiolo, primo impegno stagionale lontano dall'isola per il Real Forio. Come arriva la squadra alla trasferta con il Montecalcio? La squadra sicuramente arriva nel migliore dei modi da un punto di vista fisico, atletico, tecnico-tattico, perché nelle mani di uno staff eccezionale. E chiaramente siamo ancora all'inizio, alle prime partite, visto che ci stiamo allenando da circa un mese e abbiamo fatto due partite di coppa e una di campionato. Insomma, siamo ancora all'inizio, la squadra è abbastanza nuova, ci sono degli innesti nuovi, chiaramente c'è bisogno di rodare, di amalgamare, però siamo ben fiduciosi perché i ragazzi si sono allenati bene in questo periodo, soprattutto nell'ultima settimana, anche se partita in casa è stata, diciamo così, un po' sfortunata dal punto di vista del risultato. Per quanto riguarda il gioco invece è stata abbastanza soddisfacente per essere la prima gara ufficiale. Ripeto, arriviamo penso nel migliore dei modi, poi il campo ci dirà la verità, no? La verità assoluta viene data lì nella partita, se hai lavorato bene, se hai dato tutto, se sei stato preciso e perfetto in tutte le situazioni di gioco. Sarà assente per squalifica Monti e anche se rientra Iacono, l'assenza di Billoncino sembra ricordare che il Real Forio ha ancora bisogno di un rinforzo in difesa. Vabbè, questo è un argomento che è stato trattato, già l'abbiamo detto, quindi è chiaro che c'è bisogno di qualche, proprio da un punto di vista numerico, perché comunque chi sostituisce l'infortunato, chi sostituisce lo squalificato sicuramente è all'altezza. Noi non abbiamo fiducia in tutto il gruppo, nel nostro gruppo di giocatori, quindi da un punto di vista proprio numerico c'è bisogno di qualche altro giocatore, come ha già detto fino adesso Mister Monti, però sicuramente siamo fiduciosi, abbiamo come dire, una grande sicurezza che chi sostituisce gli squalificati, gli eventuali infortunati all'altezza della situazione. Oltre Monti ci saranno altre assenze. C'è sempre Ali che è fermo, Monti per squalifica, e speriamo c'è anche Cerase che è fermo per un problema muscolare, ci vorrà ancora un po' di tempo per recuperare. Però ripeto, chi sostituirà anche i giovani che abbiamo a disposizione sicuramente saranno all'altezza. Da queste prime gare, quali sono stati secondo lei gli aspetti positivi e quali negativi mostrati dal Real Forio? Vabbè, sicuramente ci sono delle buone situazioni, ho visto delle buone giocate, ho visto delle situazioni in cui la squadra riesce diciamo così, gioca situazioni difficili, no? Di sofferenza, riesce a resistere, sicuramente questo è un buon aspetto che determina un po' le caratteristiche della squadra, però è chiaro siamo ancora all'inizio. Questo aspetto però mi piace sottolinearlo ed è un aspetto importante, soprattutto in questo tipo di categoria. Poi ci sono state anche delle buone giocate in avanti, abbiamo visto 3-4 giocate tra la Coppa Italia, partita di Coppa e anche la partita in casa, la prima di campionato, anche delle buone giocate in avanti, quindi siamo molto fiduciosi perché si può solo migliorare, penso, andando avanti col lavoro settimanale, sempre con la massima applicazione, con la massima dedizione, con questa capacità che hanno i ragazzi delle situazioni difficili di soffrire, io sono molto fiducioso dei ragazzi.